Tele Durruti, il maestro Terracina, siamo qui da Sandro in questa... Se poi eccolo qua, Sandro, da Augusto, in piazza Imperatore. Adesso il maestro, la cucina, salutate. Saluta Marti. Salutate, ciao. Allora, qui ci sono la mamma, Andrea, come era un tempo, Sandro con perdone, li abbiamo dimostrati, ma li dimostriamo anche Sandro con Silva Coscina, Sandro con Michele Piccoli. Sandro con Fellini, no Sandro, Fellini. Iari Guglucci, attore, bella persona. Il cameo quantunque degli, quello che avevano donato, quindi non c'è più niente. Ci siamo trovati. Non a caso. Non è che ci siamo messi a chiacchierare. Iari ha portato due libri. Che si equivalgono, Fargo, una serie, e questo è Oscar Wilde, che non, diciamo, il trend e i denti non passano mai di moda. Ma soprattutto la cosa più bella, che anche col maestro Terracina. Io sono indaffarato col cellulare. Che ci ha anche raccontato che lui conosce una signora, sì, che fa la signora, gioca a poker, a poker. Stella Levi gioca a poker con Stella Levi, gioca a poker, sopravvissuta alla Shoah, sì, alla marcia della morte, e lei vive a Londra, a New York, scusate, e gioca a poker, e gioca a poker con Woody Allen, e dice che Woody Allen non è abbastanza coraggioso di vedere i suoi bluff. Invece io posso dire che Woody Allen è molto coraggioso, perché mi ha dato la possibilità di fare lo spettacolo foto con lui. Fai vedere la foto dove lo sei spettacolo con, lui al Carlisle Hotel, dove, ricordiamo, lui suona con la Eddie Davis Band ogni lunedì. A precedere questo spettacolo, l'umile Iari Guglucci in uno stand up di 15 minuti tratto dal mio arresto a Los Angeles per guida in stato di ebbrezza, una birruccia alla guida. Ecco. Addirittura, sì, per così poco ho rischiato la sedia elettrica, e l'America sono ragazzi. Insomma, ci siamo trovati. Il maestro Terracina vive a Manhattan. E che poi di Terracina vivere a Manhattan è già geniale come cosa. Io invece, amalfitano, da tipo Masuccio, Salernitano, Masanello di Amalfi, vivo tra la primissima Toscana e Manhattan anch'io. La primissima Toscana era anche una canzone di Flavio Giurato. E per quello l'ho citato. Grandioso. Un mio amico. Ma è straordinario, Flavio, amico anche per me. Mandiamolo a fanculo. Flavio, va a fanculo. No. Tuo fratello Blasco, grande amico mio, pure Blasco, col quale ho esordito con la Vertemuller in Ferdinando e Carolina. Blasco, curalo, cazzo, curalo. Allora conoscete anche Andrea Giaccio, pure Andrea Giaccio, che è stato il produttore. Malerba, oserei dire, come comunque si vedeva. Tornando, com'è andata? Ci siamo trovati qui tra un c'era una signora lì e una come si chiama, che la comunità europea ha detto che si può mangiare ancora una paiata. La paiata, il testinuccio per gli animalisti, salutiamo. Però no, che cazzo, saranno... Io volevo una matriciana, ma me l'hanno fatta al sugo di carne. E ti hanno detto ti va bene lo stesso. Sì, poi insalata casomai. All'americana. Sì. E quindi la bellezza della casualità. Di trovarsi per caso, assolutamente. E non ci perderemo più. Mai. Perché io ho chiesto, Iari, prima ti ho chiesto. Se ero figlio di Albano. Sei figlio di Albano. Ho detto no, perché non canto e non suono bene. Quindi, però poi ti ho detto, ci sei su Facebook. Assolutamente. E adesso ti ho chiesto l'amicizia e non ci perderemo più. Non ci perderemo, perché oggi chi è amico su Facebook trova un tesoro. Un tesoro. Bene. Poi faccio vedere l'esterno, assolutamente, perché qui c'è stato, sono un po' di lavoro in corso, perché diciamo c'è che stato... Roma è una Roma che un po' che si sta ricostruendo. C'è stato girato qui la scena del pugilato Roma, in piazza in Roma, Roma di Fellini. Di Fellini. Ragazzo, preparato. Bene. Arrivederci, arrivederci. Arrivederci. Abbrazzato. Ciao. Qua, Tele Durruti.